Andiamo alla classe 1004, terzo classificato, il numero 42, Davide Miraglia. Davide, sei al debutto tu qua? Sì. Da dove vieni? Da Catania. Ti piace? Allora, Catania negli anni 70, 80, 90 ha sempre considerato Campari come una specie di succursale. E tu venivi qua in piazza e si parlava catanese. Sembrava veramente una gara fatta sotto lettere, sotto la sprovote. Come ti è sembrato? Una bella gara, un bel tracciato. Io dopo 10 anni che non faccio slalom, mi è piaciuto. Bellissimo, bellissimo. Bene, bene, siamo contenti che ti sia piaciuto. Secondo classificato, un esordiente assoluto alla sua prima gara. Un teenager, signori, Bruno Fallara. Salvatore, non lo tirare così, mettere 100 metri di naso nello. Pure, allora, tutto a posto. Tutto a posto, perché? Signori, qua quantomeno, la coppa con l'ombra più lunga rimasta a giocare. Visto che si è napoletani ci hanno riempito a schiaffoni, oggi almeno qualche coppa ne sei calabria. Vince la classe 1004, numero 41, Domenico Terremoto Tramontana. Vivo Tramontana. Va bene, allora due parole. Siamo stati fortunati, dai. Ogni tanto ci vuole un po' di fortuna. Peccato per il tempo. Però dai, ci siamo divertiti. Io non volevo essere in macchina con Domenico quando è salito. Lui già è pazzo quando è asciutto. E se la macchina gli funziona o non gli funziona, lui si carica. Pensate oggi, secondo me a suo figlio l'ho salutato 3 volte. Gli ha dato un bacio. Amore, in banca è a posto, non ti preoccupare, papà ti vuole bene ovunque sia. Bene, ci vediamo tra poco, grazie. Torniamo seri, decimo classificato, il numero 41, Domenico Tramontana. Allora, c'è stato un piccolo rifuso della macchina che stampava, quindi leggerete quarto, però poi vi cambiamo la targhetta. Nono classificato, il numero 87, Carmelo Cugno, stai qua! Signori, Marco Merli ha questo tifo in Trentino, incredibile! Otto classificato, il numero 38, Giovanni Coghe. Settima piazza assoluta per Salvatore Venanzio. Posto 6 assoluto per il numero 34, Eugenio Catizzone. Quinto assoluto, il numero 8, Gaetano Rechichi. Quarto di giornata, il numero 12, Adriano Ricci. E andiamo al podio, andiamo alla top 3. Terzo classificato, il numero 14, Giuseppe Giovetta. Allora, terzo, secondo e primo ricevono dei bellissimi oggetti offerti, ce lo dice lui stesso, il nostro rigido lato. Sì, straordinari oggetti, faccieli vedere. Sono dei manufatti che la gioielleria dei miei genitori ha donato, io ho semplicemente personalizzato, amato donato gioie. E io ho personalizzato con delle targhette scritte a mano. Quindi... Sempre alto livello, un applauso. Luigi praticamente non ha fatto dono solo ai primi tre, ma ha portato tanti altri regali per i vertici di Agisport, che
qui non vedo, ma che abbiamo già consegnato. Grazie Luigi. Grazie a voi. Secondo agli scacchi, numero 7, Michele Puglisi. Vince l'ottavo slalom di Cambarie, la prima edizione di campionato italiano su questa leggendaria strada, il numero 4, il figlio d'arte, Emanuele Schirace. Emanuele, nella sua giovane ma già intensa carriera, è arrivato vicinissimo alla vittoria di due campionati italiani e dobbiamo dire con onestà che almeno in una delle due occasioni l'avrebbe meritato. È stato sfortunato, ricordo che nel 2020 o 2021 era in corsa, era in testa, ad Oppido ruppe il cambio, mi pare, cambio nel motore, nei motori moto, e lì gli condizionò la stagione, che davvero quell'anno lui poteva vincere e avrebbe anche meritato di vincere il tricolore, e gli auguriamo di raggiungere questo obiettivo. Grazie e complimenti.